Bentornati su Hermes Channel Web TV in una nuova puntata di Sai Che, anche perché siamo nuovi del nuovo anno 2020. Donato, cosa ci stiamo organizzando a fare? Intanto saluto tutti e buon anno. Siamo per organizzarci a fare nuovi documentari, diversi che vi stupiranno. Valeria, cosa ne pensi tu? Infatti, prima di tutto tantissimi auguri a tutti quanti. Stiamo preparando tantissimi, sai che è molto divertenti e interessanti, e veramente c'è tanto lavoro perché vi vogliamo raccontare un mondo di tantissime cose. È vero, Arianna? Certo, e sapete cosa ho preparato per voi quest'anno? Ho preparato un nuovo oroscopo. Siete curiosi di sapere che cosa succederà nella vostra vita durante il 2020? Beh, non perdetevelo. E infatti io direi proprio che adesso ci guardiamo il video di Arianna, dell'oroscopo di Arianna. Ma vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale Hermes Channel Web TV su YouTube. È facile facile, YouTube Hermes Channel Web TV. Quindi adesso è il momento di vederci l'oroscopo di Arianna. Ariete. Tutti gli Ariete dovranno prepararsi ad un anno di trasformazioni. L'oroscopo 2020 preparerà per loro un test di pazienza e resilienza, ma grazie a questa esperienza saranno più saggi di sempre. Le persone nate sotto questo segno dovranno aspettarsi un aumento di pressione in entrambi lavoro e vita personale. All'inizio dell'anno sarete in discesa, ma in termini di lavoro e vita personale tutto rimarrà lo stesso. Vi sentirete in bisogno di isolarvi per risistemare il sentiero della vostra vita e le scelte che avete preso fino ad ora. Non abbiate paura di prendervi un momento solo per voi stessi. Durante i mesi della primavera 2020 l'Ariete sperimenterà tutto molto intensamente. Questo potrebbe essere sia una benedizione sia una maledizione. I sentimenti positivi saranno intensi, ma lo saranno anche quelli negativi. Durante l'estate sarà difficile per voi rimanere in un solo posto. Secondo l'oroscopo 2020, la più grande attrazione per voi sarà il viaggio e l'avventura, quindi non aspettatevi noia. Un nuovo amore potrebbe anche essere di fronte a voi. Con l'arrivo della seconda parte dell'anno, l'Ariete avrà molto nel suo piatto. Nell'area della vita lavorativa, molte responsabilità potranno presentarsi, ma con un po' di pazienza potete affrontare qualsiasi cosa. Evitate decisioni affrettate, perché potreste rimpiangerle poco dopo. Sentirete anche il desiderio di crescere intellettualmente. Assorbirete informazioni con facilità, quindi sarebbe ottimale anche usare questo periodo per i vostri studi o per altre forme di crescita personale. Leone. L'oroscopo del Leone 2020 si concentrerà sul lavoro. Le persone nate in questo periodo sono molto intenzionali e persistenti, quindi non c'è una sfida nella loro carriera che li spaventi. All'inizio del 2020 i Leone incontreranno però dei problemi in aree in cui hanno sottovalutato la pianificazione precedente. In questo momento sarete cauti e diplomatici e penserete in anticipo alle cose, sia per quanto riguarda le relazioni che il lavoro. In primavera il vostro oroscopo sarà orientato invece verso la vostra carriera. Le offerte di lavoro vi arriveranno da ogni parte e alcune di loro potrebbero richiedere di viaggiare all'estero. Quindi dovete considerare se l'opportunità ne vale davvero la pena. Come Leone preferite il ruolo di un leader, quindi non vi sentirete soddisfatti come un comune lavoratore. Se avete un'idea imprenditoriale nella vostra testa, allora è arrivato il momento ideale per farlo accadere. Probabile che la vostra situazione finanziaria sia a rischio nella metà del 2020, la quale potrebbe portare a depressione o ansia. Ricorda, se siete riusciti a entrare in questa situazione, troverete sicuramente una via di uscita. L'importante è non farsi prendere dal panico o mettere le vostre finanze nelle mani di qualcun altro. Dall'autunno alla fine dell'anno il vostro oroscopo finalmente favorirà le relazioni.
al lavoro i leone possono sperare in una meritata pace, quindi ci sarà molto spazio per visite familiari o fare viaggi. Le relazioni a lungo termine saranno molto forti, quindi anche se un inconveniente vi ostacola, potrete facilmente superarlo o andare avanti. Sagittario. Ogni Sagittario sperimenterà stati d'animo molto irregolari all'inizio del 2020, che si rifletteranno nelle relazioni con i loro partner. Tendete a seguire il vostro cuore piuttosto che la vostra mente. Cercate di trattenervi un po' durante questo periodo, in modo da non pentirvi delle decisioni avventate più tardi. Potreste non solo farvi del male, ma ferire anche le persone intorno a voi. Se sei stanco dei tuoi umori che cambiano rapidamente, sicuramente accoglierai la primavera a braccia aperte. L'oroscopo metterà tante esperienze e attività diverse sulla vostra strada, che non ci sarà più tempo per scherzare. Il Sagittario userà il suo stile di vita attivo per sviluppare le relazioni con la famiglia e gli amici. I mesi estivi porteranno molte domande sul futuro, in particolare per quanto riguarda la vostra carriera. Anche se non siete abituati a pianificare e preferite vivere al momento, ora è quello giusto di ripensare alla vostra posizione attuale e chiarire i vostri piani e obiettivi per gli anni a venire. Se il tuo attuale lavoro non ti soddisfa, l'oroscopo ti consiglia di iniziare a guardare un'altra posizione, con la quale sarete sicuramente più felici. Infatti, dall'autunno fino alla fine del 2020, il Sagittario può aspettarsi molte opportunità di lavoro. Se avete aspettato molto tempo per lavorare da qualche parte all'estero, è del tutto possibile che le stelle vi ascoltino. Tuttavia, non lasciatevi trasportare dal lavoro e dedicate anche del tempo alla vostra famiglia e al vostro partner. Toro. Durante i primi mesi del 2020, i Toro avranno una tremenda forza mentale. Se visualizzate un obiettivo da tempo, ne verrete velocemente a capo con un piano che vi porterà diretto ad esso, ma richiederà una giusta dose di perseveranza. State attenti a non trascurare il vostro lavoro, inseguendo i vostri obiettivi. Potreste ritrovarvi con un problema finanziario. Con l'aumento delle temperature e l'arrivo della primavera, inizierete a dare molta più attenzione alle relazioni. L'oroscopo vi avvisa di usare questo periodo per valutare la vostra vita sentimentale e fare dei cambiamenti necessari. Se con il vostro partner avete pensato di andare a vivere insieme o di iniziare una famiglia insieme, questo è il momento ideale per fare quei necessari passi avanti. Ogni Toro godrà sicuramente i mesi estivi. La vostra vita lavorativa sarà relativamente calma, la quale vi darà la possibilità di andare in vacanza o di rilassarvi nella comodità della vostra casa. Nella seconda parte del 2020, la vostra concentrazione sul miglioramento di voi stessi vi ripagherà sicuramente. Il vostro oroscopo sarà molto favorevole su di voi e avrete un esauribile rifornimento di energia sia fisica che mentale. Certamente potrete usarla per i vostri studi ed educazione, così che vi ritorni favorevole al lavoro, ma anche nella vostra abituale vita quotidiana. Anche se godrete di una buona salute durante tutto l'anno, cattive abitudini o stress eccessivo potrebbero minacciarla. Iniziate a fare sport in modo regolare e sostituite cibi fritti con un'insalata almeno due volte alla settimana. Presto vi sentirete più salutari e avrete la mente più chiara. Capricorno. Quest'anno per voi sarà prevalentemente positivo, soprattutto per la posizione di Urano in Toro, grazie alla quale l'oroscopo 2020 sarà pieno di successi in carriera. Tuttavia dovrete attendere fino a marzo, perché l'inizio del 2020 sarà piuttosto nuvoloso ed è probabile che voi abbiate paura del rifiuto o addirittura del fallimento. Per questo motivo potrete mantenere le cose sul lavoro e cercare di non esprimervi troppo. All'arrivo della primavera le vostre paure scompariranno e tornerete in pista, specialmente quando si tratterà delle vostre prestazioni lavorative. La vostra mente lavorerà al massimo, in modo che voi possiate fare tutto quello che volete senza dovervi impegnare molto. Tuttavia, l'oroscopo vi consiglia di tenere d'occhio la vostra situazione familiare. Può essere che ci sia un grande conflitto che potrebbe dare a queste relazioni un momento difficile.
nell'estate del 2020, potete aspettare che i risultati del vostro lavoro della primavera finiscano per ripagarvi. Se i vostri superiori vi premieranno con un bonus o un aumento, la vostra situazione finanziaria migliorerà rapidamente. Inoltre, l'aumento delle temperature scioglierà il vostro cuore e sarete vicino più che mai al vostro partner. Con l'arrivo dell'autunno e l'avvicinarsi della fine dell'anno, i Capricorno realizzeranno l'importanza della comunicazione. Se avete pensato di portare la vostra relazione romantica a livello successivo, allora dovrete approfittare di questo periodo per parlare con la persona amata. Vergine. Durante i primi mesi del 2020, i Vergine si isoleranno quasi completamente da tutti i loro amici e familiari. Vi sentirete come se non ci fosse nessuno intorno a voi di cui vi potete fidare, quindi probabilmente passerete ore e ore ad analizzare le vostre emozioni negative, il che non farà che approfondire la vostra sofferenza. Siete consapevoli di essere abbastanza forti e in grado di trasformare la vostra situazione. Con l'arrivo della primavera, il vostro oroscopo migliorerà e potete mostrare di nuovo a chi vi circonda il meglio di voi. Se qualcosa nei vostri rapporti con la famiglia, gli amici, così come il vostro partner, non funziona, lo risolverete pacificamente. Grazie alla vostra precedente solitudine, apprezzerete davvero la loro presenza. Quindi non lascerete che il vostro pregiudizio influisca in alcun modo sulla vostra nuova armonia acquisita. L'estate del 2020 vi porterà un'enorme ondata di energia che sarà meglio investita nella vostra salute fisica e mentale. Sarà anche l'opportunità perfetta per iniziare con un regolare esercizio fisico e lavorare sulla vostra dieta. Durante i mesi autunnali e invernali, il vostro oroscopo si concentrerà nuovamente sulla vostra carriera. La capacità che avete di riconoscere e correggere anche gli errori più piccoli e completare perfettamente tutte le attività vi porterà ad ammirazione sia dai vostri colleghi che dai supervisori, il che potrebbe portare a un aumento dello stipendio. Inoltre, nessuna Vergine dovrebbe dimenticare la propria famiglia o il proprio partner. Mostra ai tuoi cari che tieni a loro, perché se non lo fai potrebbero sorgere di nuovo vecchi conflitti che vi separavano da inizio anno. Acquario. L'oroscopo del 2020 per l'Acquario sarà pieno di tentativi di prendere in carico i problemi di altre persone. Specialmente durante i primi mesi del 2020, perché in questo periodo vi preoccuperete eccessivamente. Non tutti apprezzano qualcuno che si intrometta nella loro vita. Non importa quanto buone siano le vostre intenzioni, potrete distruggere le relazioni con i vostri interventi. Ecco perché l'oroscopo suggerisce di farsi gli affari propri e cercare di rafforzare le amicizie e le relazioni romantiche. Con i mesi primaverili, in termini di carriera, gli Acquario faranno bene nel lavoro di squadra, in cui le vostre capacità comunicative possono impedire che un certo numero di problemi accada. Userete questi punti di forza anche quando comunicate con il vostro partner. Secondo l'oroscopo, alcuni conflitti passati irrisolti, che non avete problemi a trattare, potrebbero riemergere. Se avete pensato fino a questo punto che caos regna nella vostra vita, sarete contento che l'estate vi darà capacità organizzative necessarie per rimettere la vostra vita in ordine. L'unica cosa che potrebbe ostacolare il vostro progresso dell'Acquario è la loro ipersensibilità. Durante l'autunno e l'inverno, gli Acquario sentiranno il bisogno di valutare le loro relazioni, specialmente quelle romantiche. Pertanto, le lunghe conversazioni sul futuro non costituiranno un'eccezione. Varrà la pena investire anche l'energia nell'area di lavoro, della vita. Infatti, potrebbe esserci un'interessante opportunità per l'avanzamento di carriera. Inoltre, fate attenzione alle spese eccessive, altrimenti potreste perdere tutte le vostre riserve finanziarie a causa di spese impreviste entro la fine del 2020. Bilancia. Nei primi mesi del 2020 le vostre esperienze saranno approfondite, ma questa volta sfortunatamente in modo negativo.
Sotto l'influenza di Saturno in Capricorno sarete preoccupati per un fallimento o un rifiuto che potrebbe portarvi alla depressione in casi estremi. In questi momenti è importante rendervi conto che non c'è nulla di cui aver paura, perché gli errori vi aiutano a crescere e a migliorare in tutto ciò che fate. In primavera i Bilancia vivranno un periodo molto più positivo. Ci saranno molte opportunità per rafforzare le relazioni familiari. In questo periodo, in particolare a marzo, il vostro oroscopo favorirà anche l'amore. Se avete pensato al fidanzamento, al matrimonio o altre forme di dichiarazione d'amore, è tempo di fare i passi necessari. Con l'arrivo dell'estate, le stelle porteranno diverse offerte di lavoro e forse anche una promozione. Adesso i Bilancia dovrebbero davvero concentrarsi sulla carriera e forse pensare di investire i propri risparmi. Da settembre fino a fine anno preferirete attività in cui potrete mettere il vostro cuore e la vostra anima. L'oroscopo suggerisce di non forzarvi a nulla. Non c'è niente di sbagliato nel restare a casa e lasciare che la vostra immaginazione si scateni mentre fate qualcosa di creativo invece di festeggiare con gli amici. Durante l'intero anno del 2020 ci saranno certamente momenti che vi faranno sentire come se non riuscirete a gestire le vostre emozioni. Ricordate, potete impedire che ciò accada come attività come lo yoga o la meditazione. Gemelli. Ai Gemelli l'oroscopo 2020 porterà molte opportunità inaspettate, che apprezzerete sicuramente. Le vostre debolezze quest'anno potrebbe essere che tenete a distrarvi facilmente. L'inizio del 2020 sarà focalizzato nel rinforzare le relazioni, specialmente l'amicizia. Momento ideale anche per pensare alla vostra vita sentimentale. Se vi siete divertiti a corteggiare o a essere coinvolti in relazioni a breve termine, potreste voler ripensare alla vostra situazione. Se avete una relazione a lungo termine, sentirete sicuramente la necessità di iniziare a pianificare il vostro futuro. Durante i mesi primaverili, i Gemelli avranno molte ragioni per essere felici. Opportunità di nuove attività si aprono ad ogni passo del vostro cammino, che vi godrete con piacere. Potreste che avere la possibilità di lavorare all'estero. L'estate del 2020 sarà a favore dei cambiamenti di carriera. Se avete pensato ad un interessante piano aziendale nella vostra testa per un lungo periodo, il vostro oroscopo vi consiglia di iniziare a fare qualcosa, idealmente a giugno, visto che le stelle saranno dalla vostra parte. Tuttavia, non precipitatevi in nulla senza pensare prima alla vostra situazione finanziaria. Non vorrete finire sicuramente nei guai. Durante l'autunno e l'inverno i Gemelli si rilasseranno maggiormente. Avrete un anno di lavoro alle spalle e il pensiero di pensare di passare la giornata a letto nascosto dal mondo esterno vi rende felice. Ricorda che non dovete preoccuparvi della vostra pigrizia. Non vi perderete nulla. Inoltre, l'oroscopo suggerisce che i Gemelli facciano pulizie nelle loro amicizie. Infine, determineranno chi non merita la loro fiducia e manterranno relazioni solo con coloro che si dimostreranno amici. Scorpione. A causa della forte influenza di Saturno, l'oroscopo dello Scorpione 2020 sembrerà come una montagna russa, spostandosi su e giù. Da gennaio a marzo 2020, gli Scorpione non si sentiranno proprio a loro agio nella compagnia di nessuno. Ciò si applica anche ai propri amici, partner e familiari. Ci sono grandi cambiamenti all'orizzonte e insieme a loro sorgono pensieri negativi che vi infastidiscono per il minimo problema incontrato. All'arrivo della primavera, la situazione inizia a migliorare. Tutti i vostri problemi scompariranno e così la vostra mente si sentirà di nuovo libera. Il vostro oroscopo vi consiglia di utilizzare questo periodo per la crescita personale, mentale e anche di carriera. In questo momento potete fidarvi pienamente del vostro intuito, in modo da ottenere il massimo in ogni opportunità.
Avrete un particolare successo quando lavorerete in squadra, dove sarete un leader capace e naturale. L'estate sarà il momento ideale per lavorare sulle relazioni, in particolare quelle romantiche. In questo momento, gli Scorpione e la loro cara metà saranno d'accordo su qualsiasi cosa, senza problemi. L'autunno e la fine del 2020 saranno più felici per i singoli Scorpioni. Anche se fuori si sta gelando, una persona interessante entrerà nella vostra vita. Se vi è piaciuto qualcuno da molto tempo, è il momento di agire. Durante tutto l'anno avete guadagnato molta forza e perseveranza, e se la usate in questo particolare momento, potreste finire per ottenere l'amore che avete sempre sognato. Cancro. L'oroscopo del Cancro 2020 sembrerà un po' come una montagna russa. Le persone nate sotto questo segno sono davvero molto sensibili, quindi sperimenteranno tutto molto intensamente. Per tutto il 2020 il Cancro sentirà la forte influenza di Saturno, che sfortunatamente sarà piuttosto negativa durante i primi mesi. Vi farà sentire che nulla di quello che avete ha un significato, di conseguenza potrete facilmente cadere nella depressione. Provate a trovare delle attività che vi terranno distratto e intrattenuto. Dall'inizio di marzo il vostro umore migliorerà e sarà meglio per voi per usare questo tempo per rafforzare i vostri rapporti con la famiglia e il vostro partner. Gli ultimi mesi di quest'anno vi trascineranno nel vortice della vita lavorativa, a cui non avete prestato molta attenzione per tutto il 2020. La vostra capacità mentale sta raggiungendo il suo massimo, quindi potrete lavorare, risolvere i problemi senza alcuno sforzo. Tuttavia, non esagerate con gli straordinari o turni extra, soprattutto se dovete trascurare la vostra famiglia a causa di esso. Si sta facendo più caldo fuori, quindi tirate fuori la bici e salite in macchina e fate un viaggio. In estate il Cancro aspira a compagnia, quindi trascorrerete la maggior parte del vostro tempo con gli amici. Tuttavia sembrerà che anche l'amore sia nell'aria. Forse avrete finalmente il coraggio di esprimere i vostri sentimenti, anche a costo di non essere restituiti. Pesci. Da gennaio a marzo i pesci godranno di una grande ondata di creatività. Può essere utile non solo quando si intraprendono attività di svago e si mantiene la propria casa, ma anche al lavoro. In particolare farete davvero bene nel lavoro di squadra, dove il vostro pensiero pratico sarà apprezzato. Le relazioni romantiche saranno per lo più pacifiche e stabili durante questo periodo. Con l'arrivo della primavera dovrete lasciare il mondo della fantasia e tornare alla realtà. Il vostro oroscopo potrebbe mettere in difficoltà alcuni problemi finanziari inaspettati, il che richiederà di lavorare sodo e forse anche di fare qualche straordinario. Per quanto riguarda il romanticismo, i pesci potrebbero incontrare piccole torsioni. Se ritenete che la vostra carriera debba prendere una direzione diversa, potreste davvero cambiare la situazione. Nella vita dei single, le stelle porteranno probabilmente una persona interessante, che catturerà sicuramente il vostro sguardo. Quando mostrate loro il vostro io interiore, è possibile che questa conoscenza a breve termine si trasformi in una relazione seria. Tuttavia, non c'è alcun problema che non possa essere risolto con una comunicazione aperta e onesta. L'estate del 2020 non sarà il periodo più felice per i pesci, perché sarete altamente ipersensibili, quindi anche il minimo problema vi basterà per crollare come un castello di carte. Negli ultimi mesi di quest'anno il vostro oroscopo probabilmente vi porterà diverse opportunità di lavoro.